Sono tanti i motivi che ci portano ad adottare qualcuno, anche se a distanza. Sappiamo che a migliaia di chilometri dalla nostra vita quotidiana, i nostri pochi soldi stanno aiutando qualcuno a non ammalarsi, a mangiare, a studiare. Quando questa persona cresce e diventa adulta, ci fa piacere se scrive di volerci conoscere, di voler volare fino da noi per farci visita. Quindi ci dispiace se qualcuno le taglia le falangi della mano, gli scrive, la brucia, la decapita, gli fa due buchi nel cranio, ci infila dentro due ghiaccioli alla Coca-Cola e congela la testa dentro una vasca di vetro rosso. Io invece non mi sono soltanto dispiaciuto, mi sono incazzato, soprattutto con me stesso. Il grande Carlo Bulgarelli, lo scrittore, uno dei pochi privilegiati che riescono a sopravvivere nell'ipocrita e colonizzata industria editoriale italiana. Anni passati a studiare la mente criminale, a scrivere storie sui pazzi, sulla fenomenologia derelitta delle loro disgraziate creatività frustrate per non riuscire a capire, ovvero a prevedere, a prevenire, a salvare le persone che mi vogliono bene.